Ciao amici bassisti e colleghi, ho messo una foto proprio ieri e molti di voi mi hanno chiesto, avendo visto la foto, che tipo di setup io abbia quando vado a fare i live in giro. Intanto quest'estate sono in tour con Emanuela Buongiorni praticamente in tutta Italia, e per quanto riguarda i miei live io porto un setup abbastanza essenziale, in quanto è tutto caricato sul service, e quello che porto è quello che vi mostro appunto proprio adesso. Partiamo dai bassi. Ho il mio TRB a 6 corde, un ottimo basso della Yamaha e la prima serie degli anni 90. Lo uso soprattutto per i brani R&B, per i brani dove c'è bisogno di molto sustain e di un basso molto molto corposo. Per quanto riguarda il basso a tutti gli usi, come si suol dire, uso il mio Bell Ackland 5502, che per chi lo conosce e per chi non lo conosce glielo presento io, un ottimo basso, presenta un humbucker e un single coil, dà la possibilità di avere un sacco di sonorità diverse che vanno dal Music Man al Fender Jazz, addirittura passivo, anche se questo è un basso assolutamente attivo, il 5502 della Lacra. Per quanto riguarda gli strap, uso i Right On, che sono degli strap bellissimi della Spagna. Ultimo, ma non per ultimo, il mio NXT 5 corde della NS Design. Sapete tutti che sono diplomato in contrabbasso, sono un contrabbassista, ho fatto anche tanti anni di musica classica, quindi non poteva mancare il contrabbasso per tutti quei brani che hanno bisogno appunto di una sonorità un attimino più acustica. Lo tratto con il mio SVR350X, che proprio si accompagna benissimo al contrabbasso. Il contrabbasso ha un attacco molto lento molto spesso, e questo invece è un attacco iper veloce, quindi va benissimo anche per quei brani pop jazz che vanno oggi, e live soprattutto aiuta i sub che insomma sono belli corposi. Per quanto riguarda gli altri due bassi, uso il Little Mark e Tube. In questo caso però il Tube lo lascio a zero, perché appunto abbiamo due bassi attivi, sia il TRB che il 5502 Lackland sono assolutamente... Non dimentichiamoci il sistema wireless PGX della Shure e il sistema DB per l'in-ear. Uso delle pile che vanno a ricaricarsi e poi alla fine l'acqua. Ma prima di questo, la mia bella 102HF Mark Bass. Tanta gente mi chiede: ma perché non è un sub? Ma cosa mi serve un sub live se ho 4 sub lì sotto? Non mi serve assolutamente a nulla. Io qui ho bisogno della nota. Ho la nota di referenza per me e per tutta la band. Ciao amici, grazie per la vostra richiesta. Ci vediamo presto. Ciao.